pescio. Perfetto. Ovviamente bisognava farlo, cioè era scritto. Non qua. Porca miseria, questa mi conta come kill però. Ma vaffanculo. Aspetta. Coltello. Fatto è che non mi ricordo se salta fuori subito o prima mi fa fare il giro del lago, ma credo che prima mi faccia fare il giro del lago. Anni e anni di Assassin's Creed Black Flag mi hanno preparato ancora di più per questa cosa. Sto infame. Cazzo vuol dire muovi a destra? Oh, mi stai a spragare la barca. Godo. Ah, muovi a destra la cazzo. La barca. Mancato. Meno male che sono infiniti, credo. Pialo! Certo! Porco schifo! Senta, bel pisciolone, dopo la faccio la griglia. Quando lo becco, anche se a me non piace il branzino. Quanti cazzo de lancia c'ho? Mori. La mira. Cristo, non credo che la barca regga. Mi sa che la barca non regge, eh? Scappa! Ah, a posto. Yuppidu. Non tengo il conto delle morti, anche se siamo già a due. Mostro del lago, schivare. Scontati con un ostacolo e sia colpito da attacco nemico. Trick e ballacca, ok. Parare attacchi, domani notte. Visualizzare informazioni in grandezza del Cristo Re. Direi anche schippiamo il filmato. Ok. Beh, da quando si mira con LB io davvero vorrei tanto saperlo. Ma se lo piglio... No. Facciamo che lo piglio dove posso prendere. Porco schifo, qua dovevo beccarlo al volo. Evitiamo gli alberi.
Salve, benvenuto e thank you for follow. Mister Geki. No, perché ho lanciato? Ma ci arrivo? Sì, l'ho beccato. Sono un bel bocconcino, vero? Salve, benvenuto, benvenuta. O venga qua, bel bocconcino. Va da sotto però. Questo non me lo conta. Vediamo che muoio per colpo. Cristo! Eccola là! Siamo già arrivati alla terza morte, ovviamente. L'albero. Il mio nemico naturale. No, di qua. E diciamo che lo sto facendo. Stiamo rifacendo Moby Dick. Però mi si sento bene. Stiamo rifacendo Resident Evil 4 in modalità estrema. Nell'ultimo periodo mi sono giocato tutti i Resident Evil remake. Adesso siamo arrivati a uno dei miei giochi preferiti. E siamo nel lago Duria. Anche se qua di Goduria non c'è molto. C'è solo lago. Poi era più facile prendere gli squali bianchi. Ecco. A posto. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Non è quello, è un'onda. Mamma mia la mira. E mo? Dov'è? Dove sei andato? Perché me lo spara? No, è là! Vialo! Entra! Non dirmi che mi ha fatto male. Sì, io parto dal presupposto dell'originale. Da quello è il mio gioco preferito. Uno dei miei giochi preferiti di sempre. Cazzo, hai la pelle dura. Molto dura. Durissima. Al volo! Poi ovviamente di questo gioco l'anno scorso ho preso la Collector's Edition, quindi ci mancherebbe anche che non mi sia piaciuto anche Tana l'albero. Cristo, non credo. Cristo è chi l'ha visto. E vaffanculo, sono morto. Sarà una lunga serata in questo lago. Ah, buonissimo, buono. Diciamo che hai iniziato con un grandioso titolo. Ovviamente dopo non so se hai giocato anche gli altri due, il remake del 2 e del 3. Se non l'hai fatto ti consiglio il 2. Il 3 non dico che si possa anche skippare, ma purtroppo non è... Ah, fatto, ok, perfetto, perfetto. Cioè, bello anche il 3, mi sono divertito a giocarlo, però... Come già dissi durante le live, si è visto che non era fatto dallo stesso team che ha fatto il 2. Bastardo. E certo che mi fa subito sto attacco. Purtroppo l'hanno fatto nello stesso momento. Quindi per forza di cose hanno dovuto prendere un altro studio. Oh, ma sai che qua che barbecue che salta fuori quando piglio sto stronzo? E mi lancia la lanza. L'ho preso. Preso. Sono un bel bocconcino, vero? Ah, io sono un bel bocconcino, ma ovviamente. Vialo! Moby Dick del cazzo! E non mi sposto. Mamma mia, come l'ho preso? E vaffanculo. E niente. Non mi trovo bene con le schivate, perché bisogna soltanto spostarsi a destra o a sinistra. Però sembra che non si sposti.
Finalmente poi sono contento di avere un nuovo follower umano, perché purtroppo nell'ultimo periodo qua su Twitch è risaltata fuori la moda dei bot che mettono il follow di qua e rompono i coglioni, quindi è sempre piacere vedere qualcuno di nuovo. Purtroppo nell'ultimo periodo davvero è riscoppiata la moda dei bot che mettono il follow e dopo giustamente Twitch li banna dopo un paio di giorni. Sono quei giochi che ti rimangono nel cuore. Anche perché era stato un periodo un po' così, anche videoludicamente parlando. Mi ricordo che l'avevo giocato il 4 perché tipo avevo Xbox 360 in Germania in assistenza. Quindi rispolverai la GameCube. No, io l'avevo giocato sulla GameCube, che all'inizio era esclusiva per la GameCube proprio. Lo riuscii a trovare in un GameStop usato e fu amore a prima vista proprio. Quella versione originalissima. Purtroppo non riuscii a trovare l'edizione quella, la Collectors, con la manopola della GameCube fatta a controller della motosega del Dottor Salvador. Quanto bella. Vabbè. Cristo, non credo che la barca regga un altro colpo. Eh no. Ma io sto schivando. San Crispino. No, perché ho già schiacciato? Perché sono pirla. Tira via sto coso. Questo. Tu invece hai giocato sulla PlayStation 2, giusto? Che uscì un po' dopo. Purtroppo. Anche se il re-engine non è male, per l'amor del cielo. Poi è il loro motore proprietario. Ma va a fango. Che stronzo. Sto cazzo de... Stavo dicendo una cosa che molto probabilmente avrei querelato, quindi mi sto zitto. Mi fermo nel dire di sto bastoncino Findus del porco. Sì, no, stavo tirando proprio fuori nome e cognome di una persona pesce, quindi è meglio che mi stia zitto. E te ne pio un'altra. Ma mi ha fatto danno, ma l'avevo preso. Che due coglioni. E niente, faremo tutto. C'ho tempo fino a mezzanotte. Faremo fino a mezzanotte questo suo stronzo, per forza. Ma sta qui a guardare il culo di questo. Moby Dick. Poco Moby ma tanto Dick. Tira! Però mi sta facendo il Cristo. Purtroppo. Tante cose magari le hanno aggiunte, tante cose non le hanno tolte. Diciamo che hanno fatto peggio con Resident Evil 3. Ma scusa, ma se io mollo me la tira subito.
Anche tu l'hai giocato ad estremo, professionista, bla bla bla. Dove sei andato? Eccolo. Mena mena. Ammappate. Me coglioni. Complimentoni. Che tanto se mi sbaglio c'è anche da finirlo professionista, giusto? Cazzo, hai la pelle dura. Io in sto periodo mi sono messo a giocare il Resident Evil ad estremo, quindi mi sembra. Non ho mai giocato nessun titolo a più della difficoltà normale. L'albero di Cristo! Vabbè. Leon Time, sono già morto tante volte, eh. Cara Demetra. L'ho preso però. Non credo che la barca regga un altro colpo. Mamma mia, come l'ho evitato? Benvenuta Demetrina. Nel lago Duria. Oh, ma vuoi morire? Vuoi morire? Mamma mia. Oi! Se vedete la differenza, quando arriva un'altra persona, io nelle boss fight crepo. Quando arriva Demetra, vinco. Ovviamente non faccio nomi. Fine capito.